Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo trovato un pezzo del frammento di vita, un pezzo dell'armatura degli abissi e abbiamo ottenuto le nostre ali nere che ci permettono di fluttuare. E fluttuando dovremmo arrivare dall'altra parte, dove ci attende un nemico bello grosso. Solo che il targeting di questo gioco è sempre molto intelligente. Aia, che dolor. Ma com'è che l'altra volta non avevo problemi a colpirti dall'alto? È esploso anche lui? No, lui no. E bastardo. Ma dove l'hai lanciata, guerra? Ma porca miseria. E ora me ne scappo. E il caro nemico qui è esploso e ho recuperato neanche troppa vita. Aspetta che prendo giusto quelle due anime che queste cose possono darmi. E voliamo ancora dall'altra parte. Ehi tu, zombino, dove sei? Vieni qua che ho bisogno di recuperare un po' di vita. Mostrerei tutti gli elementi. Grazie, lo sappiamo già. Lo sapevo già che con L1 posso vedere che cosa posso fare. Questi cristalli non si rompono, ok. E questi nemici invece li rompo e come. Recuperiamo. Bellissimo che lo so che lo ripeto ogni volta, ma avete visto come con la spada l'animazione sia andata all'indietro, abbia colpito il nemico dietro e poi abbia continuato l'animazione? Bellissimo, bellissimo. Sono veramente pochi i giochi che hanno un'animazione scriptata del genere e comunque riesce a colpire in ogni punto dove è la spada. Veramente stupendo. Io veramente non vedo l'ora di vedere come sono il 2 e il 3. Allora, il 2 ammetto che al tempo che lo regalarono con il Plus lo installai, l'ho accesi proprio 5 minuti, però siccome avevo altro da giocare a quel tempo l'ho lasciato lì e poi l'ho disinstallato. Ma non per cattiveria, ma perché in quel momento avevo probabilmente qualcosa mentalmente mio di più importante da giocare. Non sto certo dicendo che Darksiders sia meno importante. Sto dicendo che in quel momento Non posso scendere. Dai, scendi. Guerra. E che cazzo, sta telecamera. Avevo qualcosa. Non penso fosse Kingdom Hearts, ma avevo comunque qualcosa in quel momento che mi interessava quell'attimino di più. Poi uscì il terzo e già lì ero veramente interessato e dicevo: ma perché non va il doppio salto? Santo cielo. Ero molto interessato e ho detto: cavolo, appena è che lo mettono in sconto, quasi quasi un pensiero positivo ce lo butto su sto gioco. Poi per fortuna lo regalarono anche quello con il Plus. E lì mi dissi: il 3 è l'unico dei 3 che ha un DLC, o meglio, c'ha un Season Pass. Allora, devo essere sincero, i Season... me la ricordo questa zona. Me la ricordo, qua ci ho fatto una boss fight. I Season Pass e DLC, per alcuni giochi preferirei che non esistessero. Però ho detto, sai cosa? Prima di giocare il 3, aspetto magari che lo mettano in offerta, o il Season Pass o direttamente DLC. E neanche tanto tempo fa, neanche un mese forse, durante gli sconti di Natale, l'hanno messo in sconto il Season Pass a veramente poco. E allora ho detto, sai cosa, quasi quasi. Ah già, meno male che posso ucciderli con un colpo questi. Ah, dannazione. Questo qua l'ho già ucciso praticamente. Ok, le tombe si rompono e droppano un po' di anime. Benissimo, non tutte, peccato.
Allora, il mio obiettivo è là in fondo. Ma io questa zona di sito cimitero me la ricordo. Oh, guarda, un frammento verde. Oh, guarda, un nemico simpatico. Devo fare attenzione. Questo qua. Ah, posso respingerlo. Perfetto. E dai, levati dalle palle. Ma com'è esploso? Ah, non è esploso lui. Cioè, ecco fatto. Frammento del soldato, grazie. Niente, qua ci crepo. Devo fare un po' di attenzione. O ci crepo male. Devo avere un po' più di sicurezza con le mie tecniche, con sto personaggio. Dammi la vita, grazie. Devo fare meno lo sgargiulo di sto gran cazzo e giocare un po' più safe in alcuni punti, eh. Comunque, non so se l'avete notato oggi, ho voluto lasciare lo sfondo senza niente, così. Giusto per mostrare un po' la stanza, che sempre un po'... sempre che la lascio... Aspetta, devo uccidere i corvi, che quelli droppano vita. Ecco fatto. Che lascio sempre scoperto e dico, quasi quasi, per una volta. Vulgrim, ciao! Ho 2500 anime, più ti do area di Vulgrim, una nuova area di Vulgrim è stata aggiunta alle cronache, grazie. Tieni sto artefatto, benissimo, ci mancano solo 2000 anime, un po' tante ma appena ci arriviamo subito questa falce la prendiamo. Salve anche a te Vulgrim. Un nuovo tipo di nemico? È un soldato. Niente di cui dovermi teoricamente preoccupare. Oh no, l'ho ucciso prima che potessi fare la combo. Sono molto triste ora. Benissimo. Chiedevo delle anime ed eccole qua. Chissà se ci arriviamo a 2000 con questi. Secondo me non arriviamo neanche a 500 anime, ma proprio... No, beh, dai, 500 anime forse sì. Forse, ma non... Non voglio puntare troppo su questa cosa. Vieni qua, che mi servono le sfere verdi. Non ne ha sfere verdi, benissimo, ha solo sfere gialle. Merda, mi ha visto. Era proprio esattamente quello che volevo evitare io. Allora, aspetta. Vieni qua, tu... Dove è andato? Vieni qua. Che durante le animazioni non mi possono fare niente. Aia, lo sapevo. Aspetta, neanche che dici ti prende e poi esplode. No, ti cerca di prendere e poi si ferma. E poi esplode, cioè senza neanche un vero scopo la cosa. L'avevo detto che non arrivavo neanche a 500. Neanche con quello grosso. Ecco fatto. Neanche con quello grosso siamo arrivati a 500. Sono molto triste di tutto ciò. Allora, tecnicamente se andassi di qua andrei in tutt'altra zona. E quindi... Ah beh, però aspetta, forse posso fare il giro. E poi qua ci sono gli zombini, quindi devo recuperare un po' di vita. Grazie. Oh, divertente. Ecco fatto. Allora, venite qua, che io ho bisogno di un po' di sfere verdi. Che poi dico sfere, in realtà sono anime, però va bene uguale. Qua non c'è nulla. Qui c'è una scalinata che... No, dov'è? Di qua c'è una scalinata che ci porta a un forziere. Benissimo. Pensavo ci portassi in un'altra zona io. Un po' di anime? Quante?
Wow, un centinaio. Wow, dentro un forziere 100 anime. Non le faccio uccidendo 100 nemici, neanche. Ne hai una cinquantina di nemici che mi danno 2 anime a testa. No, 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 no. Un forziere con 100 anime. Sprechiamoci il meno possibile. Allora. Oh, scusami. Ci hai provato. Ma ormai... Vabbè, stavolta ho sbagliato io a rimanere nel suo raggio d'azione. Quello lì si è bellamente incastrato. E mi sa che l'unica cosa che posso fare per liberarlo era proprio questa. Colpirlo volante. Uccidilo. Che mi servono... Oh no, ok, pensavo di essermi incastrato io stavolta. Le tecniche volanti però, oh, sono un pochino rotte, nel senso... Bloccano completamente i movimenti degli avversari in volo. Ecco fatto. Prendiamo la macchina che ho bisogno di arrivare... è dall'altra parte. Aspetta, questo è un trampolino. Questo è palesemente un trampolino o un teletrasporto. Devo fare il giro. Dannazione. Avrei dovuto guardare la mappa. Ah no, aspetta, posso tagliare da qua, per fortuna. Oh, guarda, un forziere verde. Questa volta sì che mi serve. Grazie. Quella. E ti pareva. Ti pareva se non c'era il trappolone di sto gran cazzo. Bastardo. Vieni qua, che devo recuperare un po' di vita che ho appena perso. Dispiace, sono... in animazione, non mi puoi attaccare. E ti pareva che non ero abbastanza lontano. Ma vai via. Ecco fatto, grazie. Oh, è un po' incastrato lei, eh? È scomparso. Non è mai stato qui. Era sicuramente un fantasma. Effettivamente però sti cosi grossi menano un sacco. Sono veloci e resistono a un sacco di colpi. Potevo uccidere quel corvo. C'è qualcosa da questo lato? Magari una cesta? Qua sopra invece, che sembra un'area palesemente messa qui per essere esplorata. No, eh? No, e invece si può, perfetto. Però non hanno nascosto nulla. Peccato. Potevano sforzarsi un pochino. Salve cancello. Ci spostiamo? Sono venuto per il distruttore. Mio fratello mi ha detto del tuo arrivo. Vi siete chiamati? Ma ora un potente maleficio mi trattiene. Io non posso aiutarti. Che cosa ti trattiene? Qualsiasi maleficio può essere rotto. E questo è vero. Sì, può darsi. Questi servi del distruttore camminano non visti dentro il regno d'ombra. Al loro sangue siamo incatenati. Il loro sangue. Ah, insomma, uccidi tutti i nemici nella zona e io posso muovermi. Non posso più vagare per il regno d'ombra. Molto del mio potere mi ha lasciato. Non c'è bisogno che ci entri. Ti garantirò il potere di scrutare nel regno maledetto. Ci stanno regalando tutti quanti i poteri, nel senso... Tieni, io ho questo potere delle ali, boom. Che speranze abbiamo contro l'atroce stregoneria del distruttore? Tu donami il potere. La speranza non vi darà la libertà. Ah, ecco, mi sta ruttando in faccia, letteralmente. Ora posso vedere il regno d'ombra. Prova il nascondiglio di questi parassiti dell'ombra e uccidili tutti. Non sarà difficile scovarli. Beh, se è quello che penso, quello di prima era uno dei nascondigli. Guarda, uno è là in fondo. Ok, sono esattamente gli altarini che dicevo. Quello che mi sembrava un trampolino. Perfetto. Posso... Ah, ok, ci devo entrare.
Ah, è una piccola arena dove devo combattere. Sai che novità? Sai che novità? Io che devo combattere da qualche parte. Sembra l'occhietto di Sauron. L'occhino piccolino piccolino di Sauron, quello. Sconfiggi 40 nemici entro il tempo stabilito. Secondo il tempo rimasto riceverai anime bonus. E vai. Ok, forse se li uccido tutti col cerchio facciamo prima. Però secondo me faccio prima così, visto che sono tutti vicini. Non devo sprecare il tempo usando l'animazione. Facendola 40 volte ci avrei messo molto di più probabilmente. Oh no, anche quelli grossi ora. Cavolo. Usare l'animazione richiede un sacco di tempo. Però almeno è insta kill e non devo stare lì tutto il tempo a cercare di ucciderli. Devo sempre sperare che ci siano nemici a gruppi, perché così posso ucciderli tutti sparando meno colpi possibili. Eccolo lì. Ti pareva se non arrivava quello grosso ora. Dai che mi rimane un minuto e mezzo. Su che ce la fo. Mancano solo altri due nemici e ho un intero minuto libero. Fa! E vai. Perfetto. Un minuto e pass. Wow. Quanto mi hanno dato di bonus? Cioè, 100 anime neanche. Una cinquantina di anime mi avranno dato. Ci leviamo. Stupido malocchio. Grazie, tanto in queste zone non ci tornerò più probabilmente. Quindi dammi tutto. E la prima area è stata fatta. Ed è anche scomparsa. Via alla volta delle prossime aree. Voglio sperare che alla fine di questa zona avremo le 5000 anime di cui ho bisogno. Così ce lo prendiamo subito. Ce lo prendiamo subito la falce. Seconda area. Vediamo cosa ci aspetta questa volta. Se ancora... No, stavolta niente 40 nemici, mi sa. Stavolta mi sa meno nemici ma più forti. La butto lì. Che cazzo te ridi? Che adesso ti faccio un culo così. Allora, tieni premuto L2 per concentrarti sui nemici. Tieni premuto quadrato per scagliare i nemici in aria. Tieni premi quadrato ripetutamente. Sì, grazie, lo so. Sconfiggi 5 nemici con le combo aeree entro il tempo... Solo con combo aeree? Dannazione. Ok, no, non è difficile, il problema... è fare attenzione che non crepino oltre la combo aerea. Ok, per fortuna la finisher conta comunque... come combo aerea. Perfetto, questa era più semplice dell'altra. Era totalmente più semplice. Dai, su, abbassati. Praticamente gioco solo con le combo aeree io. Eccellente. Gioco solo con quelle. Vabbè, a sti punti i forzieri li apriamo. Non si sa mai che ci sia un trofeo. Apri 100.000 forzieri. E torniamo indietro. E anche il secondo altarino è andato. Terzo altarino.
Se quello di prima ci ha fatto uccidere i nemici in aria, quello di prima 40 nemici, non lo so. Cosa potrebbe volere questo? Lo scopriremo tra poco. Scusate, mi è venuto un attimo di musica di trombe. Fine cruenta. Ah, devo uccidere i nemici col cerchio. Più piccoli possono essere uccisi istantaneamente. Le creature più potenti devono essere stordite. Usa cerchio. Quante ne vuoi? Secondo me 10. La butto lì, eh. No, 30. Madonna mia. E allora spero che appaiano un bel po' di zombie. Meno male che qua hanno messo 5 minuti. Ci vogliono 5 secondi solo di animazione. Ah, posso farla concatenata, aspetta. Posso saltare da un nemico all'altro. Posso direzionarmi? Sì, più o meno. Vieni qua. Minchia. E ci vuole un sacco per fare l'animazione, più che altro. No, ecco, non sprechiamo le uccisioni. Uccidilo. Ecco, fatto. Cavolo, ma 5 minuti non so se bastano, eh. Cioè, sicuramente bastano. Però mi sembra che veramente il tempo sia un po' poco. No, dai, si può fare. Se gestisci bene gli attacchi e i tempi, è una cazzata questa missione. Allora, tu basta. Basta un po', pipistrello. Ecco fatto, via le gambine. Mi sa che ne ho ucciso uno. Cavolo. Ne ho ucciso uno con l'arte magica. E non va bene questo. Devo ucciderli con l'animazione. Allora, abbiamo detto basta, pipistrelli, su. E basta, mi state accerchiando. E la cosa non è buena. Merda, è apparso quello grosso. Ok, questo non è buono per niente. Per fortuna che durante l'animazione sono invincibile. Più o meno. Ok, devo muovermi più al centro. Devo muovermi più al centro, se no rimango incastrato. Credo che l'obiettivo di questa missione sia comunque fregatene di quello grosso, perché non sono contati, continuano ad apparire. Fregatene di quello grosso e uccidi tutti i piccolini. Merda, continuo ad ucciderli con l'arte magica. Allora, ne mancano solo 4. Ora 3. Dopo che avrò ucciso questo. Ora 2. Merda, devo fare attenzione qua, perché ce ne sono 2. Ora solo 1. Perfetto. Vieni qua. Missione compiuta. Loro ti fanno il trappolone di metterti quelli grossi per dirti vai, vai, uccidi quelli grossi che così te li togli. E invece quelli grossi ti fanno occupare solo tempo per nulla. Se prendi i pipistrelli fai subito, se prendi quelli comunque su 2 gambe ci metti molto meno. Ecco fatto, vita completa. E andiamo, siamo a 4400 anime. Dai, sono fiducioso che, come ho detto, appena finiamo questa zona otterremo la nostra lancia. E la nostra lancia, sì, la nostra falce. Ed ecco qui l'ultimo altarino. Vediamo cosa si nasconde. Allora, prova di uccisione, prova di usare l'animazione
e prova di uccisione in aria. Questa cosa vorrà? Ucciderli con la magia, secondo me. La butto lì. Uccidi 5, 10 nemici con l'arte magica. Questa potrebbe essere difficile, effettivamente. Non avendo tanto mana, non è che possiamo fare chissà cosa. Velenoso. Ah. Questa volta seconda della vita rimasta. Ok, questo... ok, questo potrebbe essere problematico. Non lo voglio negare. Benissimo. Ah vabbè, la perdita di vita non è comunque costante. E soprattutto posso recuperarla uccidendo loro. E non avendo il tempo... ah, ma ci sono anche ceste di vita. Allora ci sono un po' di ceste di vita in giro. Allora fottiti. Ce la posso fare benissimo. Allora, qualche zombino lo devo lasciare. Devo lasciare qualche zombie, perché sennò non ho il refill gratis di vita. Devo concentrarmi stavolta più sui demoni. E appunto, non avendo il limite di tempo, la roba non è un problema. Anche perché il veleno fortunatamente non è così pressante. Ecco qua, un altro diviso a metà. Dividi e t'impera. E gli zombini sono finiti però. Adesso arriveranno quelli grossi. Allora, non consumo subito una cesta di vita. Aspetto di perdere l'intera barra di vita prima di attivarla. Dai, su. Un altro po' di nemici e ci siamo. Ecco fatto. Dai, su. Ormai ne mancano solo 10. Perfetto. Ok, ci sono ancora questi qua piccoli. Piccoli relativamente. Vieni qua. Su, 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 su. Ne mancano solo 7. Ed ecco quello grosso. Ok, dai. Mancano solo 4. Ah, perfetto. Eccoli qua i 4. Dai, 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 dai. Che con questo abbiamo chiuso. Bellissimo che anche durante l'animazione filmato abbia colpito il nemico lì vicino. Bellissimo. Anche questa prova è compiuta. 5000 anime e 6. La falce ora è mia. Ma guarda lì. Come premio, contrattacco. I riflessi istintivi di guerra si sono risvegliati, permettendogli di contrattaccare gli attacchi fisici e proiettili. Premio R1 appena prima dell'impatto. Ho sempre saputo che potevi farcela. Ah, posso pararmi, giustamente. Come premio, una cesta gialla e una cesta verde. Ma qua è pieno. Non le ho praticamente neanche usate. Come ho detto, ormai le apro solo perché magari c'è il trofeo. Apri 100.000 di queste ceste. Ok, ora che abbiamo completato il tutto, possiamo tornare dal nostro amico Cancello. Deve essere l'ultimo di loro. Andiamocene da qui. Qui? Chi deve? Vabbè, io sono venuto qui per comprare la falce, Vulgrim. Dammi la mia arma nuova. La leggendaria falce della morte. Mietitore, ho ottenuto anche il... ma tra la... oh, questa costa 0 adesso. Ho fatto bene, ho fatto bene.
Ok, quindi queste sono le combo della falce. Vabbè, io la compro solo perché costa zero, ma mi metto questa. Bello! Va che bella che è! Va che bella! 5.000 anime ben spese. Avrei potuto comprare potenziamenti per la mia arma, potenziamenti per guerra, me ne frega un cazzo. Me ne frega realmente un cazzo, va che bella. Mamma mia. Perfetto, guarda, sono a posto così. Ehi, cancellone! È il momento di svegliarsi. Devo più vicino? Tu mi hai liberato. Gli antenati okay. Ti approvano. Grazie. Gli abbiamo guardato il culo mentre se ne va. Chissà cosa succede se lo seguiamo. Devastatore. Questo potenziamento incrementa il danno inflitto da guerra con le armi ambientali. Ah, interessante. Insomma, se uso le macchine faccio più danno. I potenziamenti devono essere assegnati a un'arma dell'area della forgia dell'inventario di guerra. Ok, lo devo selezionare e metterlo su uno. Ok, sì, va bene sulla spada. Quindi direi addentriamoci in questa zona, che così almeno mi sblocca l'area nuova. E ci salutiamo, raga. Scusa un attimo. La mia spada è diventata... Ah no, pensavo fosse diventata viola, invece è diventata violacea probabilmente per il potenziamento. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per il sito Viola. Mi trovate in live sempre alle 21. Signori, grazie a tutti, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!